Parliamo ora di trasporto pubblico locale perché ieri a Milano presso il Palazzo Bagatti Valsecchi si è svolto un incontro tra il Presidente della Regione Roberto Maroni e il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Un incontro in cui si è parlato della possibile fusione tra Trenord, che gestisce i treni regionali, e l'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi. Sentiamo dunque il Governatore Lombardo. Comincia oggi, abbiamo chiesto di concluderlo rapidamente. Entro la fine di ottobre coinvolgeremo naturalmente anche tutti gli altri soggetti interessati, a partire dalle ferrovie. C'è un interesse anche da parte di altre regioni, di altri comuni, perché il tema, anzi il problema del trasporto pubblico locale è un problema serio che riguarda le finanze e i servizi. Noi possiamo svolgere un ruolo leader. La fusione di questo progetto, se arriverà a conclusione, può rappresentare una società, un player leader in Europa, che può essere utile per gestire in modo più efficiente e meno costoso il tema della mobilità, e la nostra ambizione è di farlo non solo in Lombardia, cominciando dalla Lombardia, ma di farlo coinvolgendo tutti coloro che possono essere interessati. E gli assicuro che ci sono tanti sindaci, tanti amministratori che vedono questo come un problema, e questo tavolo che abbiamo istituito può essere anche per loro una grande opportunità. È una fusione a caldo o a freddo questa? È una fusione a caldo perché risveglia tante energie, risveglierà tante energie, e quindi sarà l'obiettivo è quello che sia utile per i cittadini, per gli utenti e anche per i soci comune e regione. Deve essere un'operazione win-win per i cittadini e per le finanze pubbliche, questo è lo scopo. Riusciremo, il tavolo lo dirà entro poche settimane, io sono ottimista.